Giampiero, allora... Gianluigi, lo sai che a me è una domanda retorica. Io sono amico, estimatore, sodale intellettuale di Giuliano Amato e assolutamente di ai tuoi amici che stiano buoni, che stiano cheti e che studino. Però, Giuliano, aspetta, scusa. Giampiero, vediamo che cosa ha deciso il pubblico. Ovviamente poi ne parleremo perché qui su Amato secondo me... Bene. E infatti no, va a casa... Una puntata ci vuole su Amato. Martinelli, secondo te Amato sarebbe per me è una provocazione. Guarda, io Amato me lo ricordo perché fu l'uomo del prelievo forzoso nel 92. Sì. Ma per cui questo via, mi basta. Ma stai buono, no, ma poi stai buonissimo. Buono. Per chi è sempre in rosso buono. Come me, guardi, non è una bella cosa, le assicuro. Stai buono, l'Italia era al fallimento. Certo. Stai buono. Infatti si vede come siamo andati con Amato. Ma infatti sempre certo, là se con, c'eri da 30 anni. Se c'eri tu, so. Sai dove saremmo. Ma chi lo sa, ma che ne sa lei? Mamma ma mia. Ma che ne sa lei? Però Amato è uno che fa incazzare, non c'è dubbio. Però quei nomi lì sono quasi a parte strada. Adesso poi vedremo, l'altra griglia. Sono sì, tutte figure espressione di partiti. Sì, ma non possiamo negare, però Amato, non possiamo negare che se oggi fossimo davanti a un'elezione a suffragio popolare, i nomi sarebbero totalmente diversi da quelli di oggi. Ma cosa dice il suffragio popolare? Giampiero, non le piace la democrazia. Giampiero. Porca miseria, voglio obiettare a Mara, che non è una donna ma un mito, che l'essere impopolare per un politico non è un vizio, potrebbe essere una virtù. Sì, sì, ecco. Beh, su questo concordo, è difficile, però l'uomo non è popolare perché in certi momenti storici, quando fai delle azioni, non sono dimenticate. È lui che ha fatto una scelta di farle e questo è indubbio, l'impopolarità avviene. Secondo te, Martinelli, sì. Rodotà Veltroni, visto che Rodotà è stato comunque occhi frutto. Chiusi Rodotà. Ma non c'è dubbio. Ma proprio per l'esperienza della persona, non tanto per la collocazione politica, io non sono comunista, si è ben inteso. Però Rodotà intanto è espressione veramente, forse l'unico nome con Gino Strada, che è stato espressione di un reale confronto con la base tramite il Movimento 5 Stelle. Non tramite Mughini. No, guarda. Oh mamma mia. Rodotà è la figura, cioè Veltroni, veramente, cioè se Veltroni diventa capo dello Stato, Fassino lo fanno Papa. Vediamo chi va a casa, vediamo chi va a casa, vediamo. Veltroni. Sì. Rodotà, certamente. Mamma mia. Quindi passa mamma Rodotà. Mamma mia. Allora, passa Rodotà, però mamma io Veltroni lo cerchio, perché una riflessione comunque... No. Andrà fatta. Diciamo che piace a Berlusconi, cioè Veltroni è riuscito a vincere le elezioni, anzi a perdere, facendo una campagna elettorale contro Berlusconi senza mai nominarlo. Allora, qui rumoreggiano. Indubbiamente tra i due c'è un certo Berlinare dovrebbe essere un ruolo non molto politico, perché capo dello Stato in Italia dovrebbe servire a tutelare la Costituzione, cosa che Napolitano non ha fatto. Allora, no. Secondo voi, okay. Dice il mio epilogo. Guarda, possiamo passare in rassegna quello che volete, però il ruolo del Quirinale dovrebbe essere un ruolo al di sopra della politica, al di sopra di ogni sospetto, prima cosa, e al di sopra della politica, cauto, perché ma stai cauto. La Costituzione va intanto applicata e poi tutelata, poi vogliamo riformarla, vabbè, discutiamone, è vecchia, ci sono molte parti da rivedere, va bene, certo. Però c'è. Cominciamo ad applicarla e avere una figura che la tuteli davvero. Allora, perché Grillo ha dato indicazioni di bloccare Prodi? Ma perché intanto Prodi è espressione di uno schieramento politico ben definito e soprattutto è l'uomo legato all'euro, secondo me. È l'uomo che è già stato, peraltro, silurato dai suoi, perché lo ha silurato il PD, non Grillo. E soprattutto lui ha detto più volte che non vuole... E andare al Quirinale. Ma non dovremmo nemmeno parlare. Il patto del Nazareno, secondo te, ha anche questa clausola? Penso proprio di sì, perché l'esperienza di Napolitano ci insegna che ha firmato porcate di ogni tipo, dal lodo Alfano, passando per ogni legge incostituzionale di ogni tipo, bocciata dai ripetai della Consulta, quindi al Quirinale serve uno che faccia favore ai partiti e oggi Berlusconi è ancora un protagonista. Berlusconi allora, comanda ancora Grasso l'Italia. Rodotà è la finale delle nostre primarie, via c'è con Rodotà. Il voto
Avrei scelto Mattarella oppure Imposimato, no, però tra questi due credo Rodotà. Presidente, Rodotà. E allora devo dire che in questo gioco c'è la piena sintonia tra il pubblico dello studio e Twitter. Non è un caso anche su questo, Quindi, scusami, qui alla gabbia, programma giovane, vince un ottuagenario, tanto per rifarci. Luigi, posso dirti una cosa? Sì, sì, è un gioco, ci tengo. Non è soltanto uno dei tanti gioco, che si stanno facendo. È uno dei tanti che... Però, naturalmente, è un gioco molto in armonia con un certo pubblico politico. Il pubblico politico del blog di Beppe Grillo e cose così, perché sono gli stessi identici risultati di quando Rodotà ebbe 4.000 voti nel blog di Grillo. Allora, Lughini, no, mi scusi, lei è meglio che parli di partite di calcio e non di politica, perché stai zitto, lei già sette anni fa diceva stronzate su Grillo e non ha ancora smesso. Tra poco, ma tolga gli occhiali e faccia meno il buffone, faccia meno il buffone. Dai, allora, no, sia saggio. Idiota! Faccia meno il buffone. Dai. Allora, ma silenzio. Si può parlare con un tale cretino, Gianluigi? Sia saggio, che potrei essere suo figlio io. Per piacere.